avvicina al Natale, alla chiusura poi del 2021 e come sempre siamo ospiti qui all'interno dello studio del sindaco di Siena, l'avvocato Luigi De Mossi, per fare un bilancio del 2021 e come poi è il prossimo anno di tutte le varie situazioni inerenti alla città e a tutte le sue cose. Allora, sindaco, la prima domanda che ti faccio è un bilancio di 2 anni di pandemia della città. Cosa possiamo, cosa puoi dire di questi 2 anni della città in tutti i suoi aspetti? Ma intanto cominciamo con il dire che nessuno di noi si aspettava di avere una pandemia che durasse così a lungo. Questo è il primo dato. Il primo anno eravamo anche abbastanza smarriti, diciamo, rispetto alla situazione che si era prospettata. Fra l'altro, abituati come eravamo, del tutto innaturale, no? Questo silenzio, questo distanziamento, questo essere rinchiusi in casa. Con l'avvento del vaccino abbiamo cominciato all'inizio di questo secondo anno a rivedere diciamo, dei vantaggi, perché l'estate è stata sicuramente un'estate meno invasiva rispetto alla precedente. Ora, come sappiamo, visto che ci bombardano legittimamente, ma forse anche un po' troppo, di notizie che qualche volta sono anche un po' discordanti l'una dall'altra, questo in genere anche una certa incertezza da parte delle persone, che c'è una recrudescenza di questa pandemia. Ma rispetto allo scorso anno, all'inverno dello scorso anno, c'è stato sicuramente un miglioramento. Questo ci fa ben sperare per il futuro. Io dico sempre che le amministrazioni hanno l'obbligo di essere propositive e noi vogliamo esserlo, perché senza per questo abbassare la guardia rispetto alla vicenda della pandemia, del Covid, chiamiamolo come vogliamo, ma noi dobbiamo essere propositivi, noi dobbiamo essere persone che guardano al futuro con fiducia, senza dimenticare che questo Covid è insidioso e che dobbiamo prendere tutte le precauzioni necessarie, però dobbiamo anche essere propositivi. Questo è un po' il tema, secondo me, che le amministrazioni devono fare, tutte le amministrazioni. Sindaco, io voglio farti una domanda riflessione. Allora, il governo si esprime in una certa maniera, i presidenti delle regioni si esprimono in un'altra maniera, poi si arriva a sindaci e poi si arriva al cittadino, cioè è un problema, serio. Ma è il bello della democrazia, ma anche della gerarchia. È chiaro che più sei in alto da un punto di vista gerarchico e più le tue responsabilità e le pressioni sono elevate. È chiaro che i cittadini hanno delle necessità, perché poi specialmente le persone, e non sono poche, che non sono toccate da questo tipo di problema, vogliono avere la libertà, perché diciamoci la verità, noi eravamo abituati ad avere una libertà assoluta, un mese potevi andare in un paese, intendo dire in un paese straniero, il mese dopo potevi andare in un altro, ormai anche con le tariffe che ci sono si può sostanzialmente girare tutto il mondo senza difficoltà. Quindi è chiaro che i cittadini sentono questi legami, questi lacci molto stretti da questo punto di vista. E diciamo che bisogna trovare una mediazione fra quelli che sono i reali rischi che ci sono e la libertà. È questo, guardate cosa sta succedendo fra Novax e quelli che invece vogliono il vaccino, eccetera. Io credo che l'equilibrio debba essere trovato esattamente in questo spazio di mezzo, fra le situazioni territoriali e l'indicazione che dà il governo. Infatti noi attendiamo il 23 di sapere come ci possiamo muovere per la fine dell'anno. Resta un fatto che se la curva
che pure si è innalzata in questo momento, dovesse riabbassarsi, come speriamo all'inizio, quando incomincia, diciamo, la stagione migliore, quest'anno dovremmo essere in condizioni ben diverse anche rispetto allo scorso anno. Questo dovrebbe essere, se il trend è questo, noi dovremmo avere una stagione certamente meno legata rispetto a quella che c'è stata anche quest'anno. Questo è il dato e io su questo ci voglio credere fortemente. Ma in questi due anni, sindaco, hanno bussato alla porta sempre del comune, le persone normali, cittadini, imprenditori, tutti. Quali erano le cose che chiedevano e dove c'era anche un po' di persone al campo? Allora, le cose che chiedevano, allora, hanno bussato, ma spesso abbiamo bussato anche noi con il telefono per sentire come stavano le persone, anche questo l'abbiamo fatto. E non è un titolo di merito, è semplicemente un dovere che il comune deve fare rispetto alle persone che sono state colpite dalla pandemia. Non l'abbiamo fatto questo, ma ripeto, questa non è una medaglia, è semplicemente un dovere amministrativo e civico. Le persone hanno bussato, chiaramente parliamo di categorie in questo caso, i commercianti per esempio, il turismo, se noi guardiamo questo duplice dato, in un'estate che è stata sicuramente migliorativa rispetto a quella precedente, guardate, non c'è bisogno che dica quello che è successo per quanto riguarda il nostro turismo. Mi sembra che ci sia stata una tenuta da un punto di vista sia economica che turistica per quanto riguarda la città. Mi sembra ci sia stata una tenuta. Questo non vuol dire che dobbiamo né gioire né pensare siamo stati straordinari. Semplicemente abbiamo approntato dei rimedi insieme con le richieste che ci sono state fatte, che forse un pochino la stagione è stata salvata. Per merito dei commercianti, per merito dei ristoratori, per merito degli albergatori, per merito anche ovviamente di una città che è stata molto attenta e civica da questo punto di vista, rispettando quelle che sono le indicazioni che ci sono state date. Un esempio per tutti. Il mercatino di Natale, noi abbiamo dato delle indicazioni con i cartelli, con il vocale, le persone hanno rispettato la prescrizione della mascherina, per esempio, nei giorni del mercatino di Natale. E questo, secondo me, è un segnale ben preciso, cioè la popolazione risponde a quelle che sono anche le esigenze. E questo ha fatto sì che la città sia stata davvero molto risparmiata, ma per merito dei cittadini, non da parte della pandemia. Questo credo sia un dato oggettivo e questo fa sì che sia una città molto gradita. Senti, sindaco, sei un uomo di legge, è la cosa che emerge così anche passeggiando per le vie della città, che non si può aspettare il 23 di dicembre per dire che cosa fai il 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. È così, però io il fardello delle responsabilità, sì, è giusto questo ragionamento, bisognerebbe dirlo prima, bisognerebbe dirlo prima, però è anche vero perché Come lei sa e come sapete tutti voi, il fardello delle responsabilità da dover sciogliere è abbastanza complicato. Quindi non è che dico che è vero, ci vorrebbe un po' più di programmazione, però è anche vero che il governo si trova davanti a talmente tante richieste, difficoltà, decisioni da dover prendere che probabilmente gli manca anche il tempo. Questo non significa che non sia giusto andare verso una prescrizione che sia un po' anticipatoria rispetto agli ultimi giorni. Noi stessi non sappiamo se potremo fare o meno un evento nei giorni della fine dell'anno, per esempio, perché a seconda di come declinerà il governo le prescrizioni, noi ci regoleremo di conseguenza, quindi abbiamo qualche opzione. Ma nel cassetto ci sono vari progetti, no? Ma c'era un concerto in Piazza del Campo, ma vedremo anche se non ci sono le condizioni, perché noi la salute la rispettiamo. Ho fatto proprio oggi una riunione con il comitato di sicurezza, noi rispetteremo quelle sono le prescrizioni e le decisioni. Abbiamo
abbiamo comunque, ripeto, abbiamo già approntato un progetto per quanto riguarda le uscite di sicurezza, prevedendo di poter prendere 50 steward proprio per poter verificare insieme alla municipale ovviamente il Green Pass, e quindi da questo punto di vista siamo aperti a qualunque soluzione. Se poi la soluzione sarà più restrittiva, faremo qualche altra iniziativa, sempre per dare un po' di soddisfazione e anche un po' di socialità ai nostri concittadini. Paolo, sono mancate 4 carriere. Lo so. Il palazzo è rimasto silente, nel senso dei momenti tipici, stazione contraria, 4 giorni del palio con tutto quello che concerne. La macchina pagliesca è sempre in movimento. La macchina pagliesca è in movimento, come avete visto, io fin dal 10 di settembre abbiamo mandato al Ministero la richiesta di fare un emendamento per avere un protocollo speciale, credo che il paio di Serian lo meriti. Con grande rispetto per tutti, noi crediamo e siamo convinti che il Palio di Siena sia un unicum, ma non credo che sia un'idea strapaesana la nostra, credo sia la verità, e d'altronde ce lo riconoscono anche gli altri che comunque fanno anche loro dei pali, ma riconoscono il primato di questa città, perché la nostra tradizione culturale, la civiltà senese, è qualcosa di unico al mondo. E noi speriamo di poter fare un protocollo che rispetti la sicurezza, la salute e anche ovviamente però quelli che sono i canoni della nostra festa, che è una festa di popolo, come dico sempre. Questo è verissimo, per cui poi ci sono delle cose che accadono in Piazza del Campo durante 4 giorni, che conosciamo tutto l'iter, e però c'è anche la festa nei 17 rioni, nei 4 giorni, per cui cioè, non è una cosa che ha solo un teatro di rappresentazione. È così, non solo, ma no, la presenza in piazza di per sé sarà uno sforzo notevole, ma in qualche modo è gestibile a mio modo di vedere. Quello che succede poi nell'accompagnamento del cavallo, nel ritorno in contrada, le scene, i cenini, le colazioni e poi soprattutto dopo 2 anni che soprattutto giovani non hanno avuto modo di gioire perché dicono i latini semel in anno licet insanire, ecco, no, insanire, ma per noi è ogni 2 volte l'anno, non è una volta all'anno, e sono giorni del palio. I giorni del palio significa che c'è un po' una licenza di libertà ancora maggiore rispetto a quella a cui eravamo abituati. Ecco, senza esagerare, però è chiaro che dopo 2 anni probabilmente ci sarà un'esplosione di vitalità, di gioia, che sarà talmente importante che il controllo, E qui ci verranno in soccorso, spero, i priori, i governatori, i rettori delle contrade, perché credo sia necessario assolutamente che ci sia un'interrelazione fra la contrada e gli organi, soprattutto preposti alla contrada e il comune, che consentano di controllare tutti quei momenti che non sono in piazza, perché in piazza il comune può in qualche modo gestirlo, fuori dalla piazza bisognerà che ci sia un'interazione molto precisa con la sedia di tutte le contrade. Per cui insomma c'è un lavoro che è partito e che vedremo in funzione a numeri della pandemia. Allora, se siamo in condizioni di poter essere sempre in zona bianca, noi cercheremo di fare tutto il possibile, perché credo che la città se lo meriti, anche per tutto quello che è stato fatto, perché se c'è stata davvero una risposta, come c'è stata, molto interessante e anche molto civica rispetto alla pandemia, rispetto anche a quello che è stato chiesto in termini di responsabilità e sicurezza, io credo che la città se lo meriti di vivere ancora una volta il palio, di ritornare a vivere il palio in una forma che non sacrifichi l'aspetto più popolare. Sindaco, allora parliamo un attimo della banca senese, almeno per ora è sempre senese, e l'Europa, cioè qual è un po' questo equilibrio che si è creato? Logicamente conosciamo che la
maggioranza delle quote sono intestate al Ministero del Tesoro e poi l'Europa che fa un attimo dal controllore. È così, io parlo sempre di un convitato di pietra e la BCE rispetto a questa vicenda. Io credo che la nostra fortuna è stata che Draghi è talmente autorevole che è riuscito ad evitare questo innalzamento dell'asticella e ha fatto Unicredit sostanzialmente. E quindi penso grazie alla sua presenza è possibile ottenere una proroga, diciamo, della vendita. Poi Sindaco, c'è l'ultima offerta Unicredit offensiva? Ma io direi che sono stati un po' ghiotti, ecco, da questi di Unicredit. Erano talmente sicuri di poter fare l'operazione che pensavano di, a qualunque richiesta loro avessero contribuito a proporre al governo, il governo avrebbe accettato. Fortunatamente poi oltre un certo livello non ci si può arrivare, giustamente io ne ho parlato anche di questo, perché in quel momento non era soltanto un tema legato a Siena, certamente a Siena era molto importante, ma il secondo aspetto non di poco conto è che quello che stava succedendo riguardava tutta l'Italia, non riguardava soltanto Siena, perché quelle cifre intorno agli 8 miliardi o più che venivano chieste tra aiuti, benefici fiscali, sgravi, chiamiamoli come vogliamo, sono cifre che riguardavano a quel punto tutta l'Italia. E quindi non era più possibile avere questa tipologia di richieste, e giustamente e legittimamente il governo a un certo punto ha strappato il filo da questo punto di vista. Quello che volevo dire è questo: io sono aperto ad una soluzione anche regionale, non è che io non penso che questo sia, non penso, mi piacerebbe molto una soluzione del genere, ma non bisogna prospettare tutte le possibilità e tutte le situazioni, e siccome guardare dentro a un bilancio di una banca non è così facile, noi pensavamo che chiunque potesse fare l'amministratore, il presidente, il direttore generale, non è stato così, abbiamo visto quali sono state le situazioni, io credo che ovviamente la migliore soluzione sarebbe riuscisse a vivere di vita propria, su questo non c'è dubbio, ma dobbiamo anche, come sempre, bisogna avere sempre l'idea di avere anche delle soluzioni alternative, e se, e speriamo non sia così, ci dovesse essere una vendita che o l'Europa o comunque o la necessità che la banca stessa ha eventualmente di ricapitalizzarsi in maniera forte, di andare a fare parte di un gruppo più forte, la soluzione in questo caso, posto che non ci sia un'autonomia tale da poter vivere il Monte dei Paschi in via autonoma, ma ricordiamoci che comunque sia, anche se dovesse vivere in modo autonomo, la partecipazione che ora, giustamente come è stato detto poc'anzi, alla fondazione è molto molto bassa, quindi scordiamoci di avere il controllo su questa banca, almeno in questa fase. Se dovesse invece esserci un'altra prospettiva legata a delle valutazioni di bilancio che io in questo momento non sono in grado di fare, a quel punto bisognerebbe che il governo e forse anche in parte la fondazione avessero una partecipazione nella banca che va a controllare il Monte dei Paschi. Se questa è la seconda soluzione. La prima soluzione è certamente quella di avere una banca che ha una vita, la capacità di vivere in modo autonomo. Ma non so dire in questo momento se c'è questa possibilità o c'è la seconda. La prima è certamente quella che la banca potesse tornare a vivere in via autonoma e indipendente. Speriamo, speriamo. Altre due sofferenze, chiaramente identità diverse, l'Enoteca e il Consorzio Agrario. Con il Consorzio Agrario, con Franceschelli, il Presidente della provincia, abbiamo avuto un colloquio e poi c'è stata una serie di interlocuzioni per favorire un dialogo anche all'interno del Consorzio medesimo, perché trovino delle soluzioni che non sviliscano quella che era una nostra tradizione.
L'Enoteca, lo dico senza infingimenti, noi parteciperemo all'asta, alla gara per quanto riguarda il marchio. Vorremmo e anche su questo devo dire ho trovato una buona interrelazione con la provincia di Siena. Quando le istituzioni lavorano all'unisono si vede sempre che i risultati sono buoni. Ultimo di questi è stato i libri del Vasari che abbiamo acquistato da Pandolfini proprio in questi giorni. L'abbiamo acquistati da soli, però era comunque erano volumi importanti per la città di Siena perché venivano da qui e qui sono ritornati alla nostra biblioteca. 2023 arriva giorno dopo giorno, è il momento delle nuove elezioni amministrative. Sì, però come sapete benissimo, come sai benissimo, è un'era per ora, un anno e tre o quattro mesi è un'era geologica in politica. Abbiamo visto quali sono i tanti e tali cambiamenti anche solo in tre o quattro mesi che è difficile fare una previsione. Potremmo cominciare a fare un ragionamento più puntuale, secondo me, all'altezza di settembre-ottobre in ordine a quello che si prospetta. Vedremo, noi siamo qui per lavorare e credo che l'azione amministrativa sia fondamentale e poi ognuno la valuterà come vogliano, però insomma credo che nonostante tutto noi abbiamo cercato di imprimere una certa accelerazione all'amministrazione e alla città e devo dire che i dipendenti del comune che ringrazio sono stati parte fondamentale di questa tipologia di lavoro che è stato fatto. Poi se il lavoro è piaciuto, se il lavoro non è piaciuto, questo lo dovrà dire con molta serenità l'elettorato, cioè i nostri concittadini, ma ora secondo me è molto presto per fare una valutazione di quello che potrà succedere fra un anno e mezzo. Pensate che quando noi nel primo anno del Covid a gennaio stavamo tutti programmando quello che dovevamo fare d'estate e poi a febbraio ci siamo svegliati con una pandemia di cui non conoscevamo nemmeno la latitudine e quindi figuriamoci oggi a distanza di un anno e quattro mesi o cinque mesi a seconda di quando voteremo quello che può essere una previsione politica che poi fra l'altro non è nemmeno tanto nelle mie corde riuscire a fare. Allora Sindaco, c'è così una tantam che sentiamo nella vivendo in città, che la città è pulita, la città organizzata, che i servizi funzionano, per cui diciamo complessivamente anche con due anni di pandemia la macchina amministrativa è andata avanti, le cose sono state fatte, per così dire, è una città che non ha sotto questo profilo delle carenze strutturali della vivibilità quotidiana. Ma io questo spero, sì, diciamo che noi i servizi essenziali abbiamo cercato di mantenerli e forse abbiamo anche dato qualche piccola svolta, il piano operativo per esempio, che è uno strumento certamente sempre perfettibile anche da un punto di vista dello strumento in sé, ma che comunque ti dà modo di poter lavorare sull'edilizia, sugli spazi, su tante cose. E io quello che mi viene detto ne prendo atto e mi fa piacere. E diciamo che noi non abbiamo mollato la presa, ecco, da questo punto di vista ne sarei abbastanza sicuro. Poi è come la valutazione finale la facciamo sempre quando sono cittadini a esprimersi e fortunatamente devo dire finita quel periodo in cui sembrava questa città il paese più ricco del mondo e lo era per certi versi, oggi secondo me c'è molta più libertà sia di valutazione sia anche di scelte politiche, io direi forse meglio di scelte amministrative, visto che se dovessimo valutare oggi le ideologie, io penso le ideologie del Novecento con grande rispetto per tutti, ma sono un po' da mettere nei libri di storia, non farne una disputa, fra l'altro mi sembrano anche abbastanza risibili e quando si comincia
a parlare di comunismo e di fascismo, che mi pare che fuori epoca sono categorie del Novecento, ma addirittura della prima metà forse del Novecento per certi versi. Ed oggi secondo me quello che conta è come amministri. Questo non significa che non ci sia una visione della realtà, ma è una visione legata a tanti valori, ma non all'ideologia. Un'altra riflessione nel tuo, questa esperienza da civico, per cui sei approdata per il sindaco di Siena con la tua lista civica, poi le aggregazioni sono state fatte, per cui hai iniziato a vivere e amministrare la città. Nel caso ti presenti nuovamente, rivinci le elezioni, ecco, cosa vorresti fare nei prossimi 5 anni? Cioè, cosa hai recepito, che cosa è arrivato di impatto forte nella tua intelligenza, nella tua sensibilità? Allora, io credo che se ci dovesse essere un secondo mandato, io penso che indipendentemente da chi governerà questa città, allora intanto cominciamo con il dire che il mio è stato un esordio da sindaco, come si sa. Io ho fatto sempre la professione, non sono nemmeno mai stato in circoscrizione, voglio dire, quindi questo è stato un evento davvero curioso, se non vogliamo dire epocale, ma comunque certamente un cambiamento. È la prima volta dopo guerra. È vero, va bene, diciamo, va bene, diciamo, l'hai detto te, e quindi va bene. Ma il secondo aspetto è che credo che questa città meriti l'eccellenza, e credo che sia necessario che questa città si ricollochi, perché non possiamo pensare, indipendentemente anche dal fatto che la banca possa anche avere una sua vita, ma il mondo bancario di per sé ha subito una trasformazione direi quasi massiccia. Il mondo bancario non è più quello a cui eravamo abituati noi, in cui andavi, non dico tutti i giorni, ma 2 o 3 volte alla settimana allo sportello. Non è più così. E quindi, indipendentemente da quella che sarà la sorte, che speriamo sia una sorte indipendente da parte del Monte dei Paschi, va bene, andremo verso una banca che avrà più uffici piuttosto che gli sportelli. Questo è il primo dato. E certamente dimagrirà, come è stato la grande industria meccanica, per esempio. Ricordiamoci quello che è successo nelle grandi città, dove c'erano tantissime, le decine di migliaia di operai, si sono ridotti sensibilmente con la robotizzazione delle fabbriche. Allora, se questo è, sarà in qualche forma anche un cambiamento che riguarda le banche, da questo punto di vista. E allora dobbiamo pensare di ricollocare, per tenere questa città a livelli a cui è abituata, all'eccellenza, su altri settori. Uno di questi è il distretto delle scienze della vita, per esempio. Un altro è certamente quello della cultura, e un altro ancora è un turismo. Ma un turismo, e questo non è una mentalità classista la mia, un turismo di qualità, che non vuol dire che io voglia tutti in stiffelius o in smoking la sera in giro. Significa però evitare che la città venga cannibalizzata da un eccesso di un turismo mordi e fuggi. Questo è il primo aspetto. Con grande rispetto per tutti, perché... Però noi dobbiamo trovare un equilibrio che è complicato, in cui ci sia un turismo che abbia l'idea di ritornare in questa città, che comprenda, o che abbia la voglia di capire come siamo fatti. Allora, questo tipo di turismo deve avere 2 caratteristiche, deve essere un turismo rispettoso, quindi evitare i tornelli come è successo in altre città, va bene, e nello stesso tempo sia un turismo curioso di comprendere quelle che sono le nostre caratteristiche e di dargli tante possibilità. L'altro aspetto è la destagionalizzazione, cioè la possibilità e l'idea di arrivare a creare un circolo virtuoso, per cui questa è una città bella d'inverno, bella in primavera, bella in autunno e bella d'estate. D'estate lo sappiamo già che è molto bella,
Però, a mio modo di vedere, un turismo curioso e anche un po' più disponibile a mettersi in gioco per capire la nostra realtà è un turismo che magari preferisce venire quando c'è un minor numero di gente in giro e credo gli possa piacere di più. E poi il secondo aspetto è see you again. Io non amo molto gli slogan americani, ma in questo caso, o anglosassoni, in questo caso è l'idea di farli ritornare, di dargli un'offerta talmente ampia, in cui avete visto, abbiamo fatto ora tutta la scannerizzazione dei bottini, una parte dei bottini, ecco, l'idea è quella di avere un Santa Maria della Scala che sia sempre più centro museale, ma anche di eventi, perché oggi i musei, come sappiamo benissimo, non sono soltanto spazi espositivi, sono tante cose e noi dobbiamo trasformare, o meglio far divenire il Santa Maria della Scala un contenitore di tante possibilità e di tante esperienze. Per questo abbiamo fatto anche la fondazione. Un'altra cosa anagrafica importante è la fuga dei cervelli. Conosciamo tanti ragazzi senesi, io nel periodo pandemia quotidianamente ci collegavamo con i nostri ragazzi sparsi per il mondo, tutti con buone professioni, buona qualità di vita. Ecco, perché a Siena non... Ci sono due profili. Noi abbiamo avuto sempre... passatemi il termine, quasi un tipo di occupazione di monocultura, per così dire, perché ecco perché dico che bisogna andare anche su altri settori certamente del distretto delle scienze della vita, che deve essere una filiera che parte dalla parte più propriamente industriale, una volta li chiamavamo operai, ma saranno dei tecnici altamente specializzati che possono lavorare in quel settore, fino a salire su, fino a gente come Rapoli, tanto per non voler fare le corse su altri nomi, che ci sono indubbiamente. E questo è il primo aspetto. L'altro aspetto è che Siena è una città che in qualche modo si è mantenuta su se stessa perché non aveva bisogno di nulla, un po' insulare da questo punto di vista, quasi un'isola, va bene? L'altro aspetto fondamentale è quello di riuscire a renderla più collegata con il resto del mondo. Ecco perché i nostri giovani poi hanno anche, intanto vero è che c'era sostanzialmente una tipologia sola di lavoro, o perlomeno poi c'era la libera professione, cioè, però erano meno stimolati verso altri settori e oggi invece questo è necessario che ci sia. Per quanto riguarda poi l'altro aspetto, è che questa è una città che si deve rendere più, che deve avere una logistica e anche una possibilità di collegamento che sia più attuale con quello che è il modo con cui con noi viaggiamo. Le ultime informazioni, strade, ferrovie, aeroporto, quali sono? Le ultime informazioni, noi abbiamo l'elettrificazione che purtroppo il Covid ci ha fermato, di circa 100, vado a memoria, 170 milioni per l'elettrificazione della ferrovia, però doveva partire all'inizio del 2021, ora io andrò a sentire alle ferrovie quello che sta succedendo, mi sono anche sentito alla regione proprio per sollecitare questa tipologia di operazione. Teniamo conto, vi faccio un esempio banale. Da Firenze a Bologna ci vuole 35 minuti con l'alta velocità e sono sicuramente una quantità di chilometri nettamente superiori fra Siena e Firenze. E questa è un'altra tipologia di voler far venire qui, e noi abbiamo cercato di farlo, molte aziende, molte industrie, e l'aspetto del trasporto non è di poco conto da questo punto di vista, perché il futuro è la rotaia, non è la gomma.
mi dispiace doverlo dire anche a chi fabbrica le macchine, anche se ormai mi sembra siano andati in altri paesi europei. Quindi il futuro del nostro vero trasporto, che è un trasporto pulito, è un trasporto tranquillo, un trasporto riposante. Io ho moltissimi colleghi di Firenze che mi dicono, loro ormai hanno preso l'abitudine, prima della pandemia, prendevano la domenica, andavano magari a fare pranzo a Milano e poi nel pomeriggio ritornavano a Firenze o andavano a Roma a vedere una mostra e poi ritornavano. Pensate a quelle sono le opportunità anche in termini di percorrenza. Bene, la città di Siena bisogna si colleghi non in questo momento non con l'alta velocità, ma con un mezzo che in 40-45 minuti ci porti alla stazione. Ho i capelli castani e ora sono bianchi. Anch'io ce l'ho abbastanza grigi. Però il problema è sempre ciò. Sì, io a differenza di prima. No, no, ma io non mi sono stato molto addosso, devo dire. Io ho chiesto ripetutamente e incomincio a mettere il primo palo per l'elettrificazione, dovunque vogliano, ma nella linea che da Siena va a Firenze. Questo è il vorrei. Anche il secondo binario? No, sono due cose, come si sa, sono due cose diverse. È un altro problema, perché ci sono tante opere d'arte da dover fare per quanto riguarda il tragitto, perché c'è tanti ponti, tante gallerie. Quindi il tema del secondo binario al limite potrebbero essere detratti e consentono lo scambio dei convogli, ma un raddoppio completo forse lo vedranno i nostri nipoti, io temo, però già avere una linea elettrificata avrebbe un significato ben preciso, quantomeno intanto per quanto riguarda la qualità del trasporto, e non sarebbe più a gasolio ma quello elettrico è certamente più pulito e molto più salubre. L'altro aspetto è che consentirebbe di avere una linea che probabilmente in 40-45 minuti almeno 3-4-6 volte al giorno ti consentono un collegamento tra Siena e Firenze, e questo già sarebbe una rivoluzione. Le strade, forse bisognerebbe domandarsi quella strana curva che c'è stata, che non passa da Siena, ma ripeto, purtroppo forse in quei momenti c'erano anche altre pressioni politiche di spessori ben diversi. Quello forse non è stata una colpa della nostra città, ma è che in politica, soprattutto nella Prima Repubblica, i politici si pesano, e dalla parte dell'Aretino c'era un signore che era molto pesante, e non mi riferisco al peso fisico. L'aeroporto te lo chiedono? Sì, l'aeroporto me lo chiedono, ora voglio vedere, perché è stata rifatta la gara ora da poco, vediamo quello che sta succedendo. Come visto che te sei stato anche in consiglio di amministrazione, l'idea è quella dell'aviazione generale, perché secondo me quella potrebbe essere la strada. Quello è il futuro dell'aeroporto Campagnano. È quello il futuro dell'aeroporto Campagnano, sono assolutamente d'accordo. L'ultima riflessione, poi passiamo agli auguri, lo sport. C'è il calcio che insomma non è. C'è solo le squadre di basket che si stanno. Beh, intanto cominciamo a dire, per quanto riguarda lo sport, il comune, come avete visto, io mi sono trovato, ho fatto io una scelta, quindi non è che mi sottraggo, ho fatto una scelta squisitamente sulla base del piano industriale, questo tengo a precisarlo, e devo dire che mi pare che gli investimenti ci siano stati in termini propriamente sportivi. Purtroppo dispiace vedere la squadra non sta carburando come si sperava, almeno rispetto ai nomi. Io non sono un grande conoscitore del calcio, un buon investimento. Però l'investimento era stato molto buono, sì, almeno così mi pare di capire. Quello che è successo, io spero che sia un problema di acclimatamento anche un po' nella situazione, ma per quanto riguarda il comune di Siena,
Devo dire, mi pare che se si guarda lavori che stiamo facendo sul campo scuola, sul velo pattinodromo, sulla stesso palazzetto della Menzana che dovremmo portare in questi giorni, mi pare che l'attenzione ci sia. Ovviamente il Comune guarda alle strutture e guarda a una diffusione dello sport. Io ho sempre pensato che le squadre professionistiche devono avere una loro vita e soprattutto una loro autonomia patrimoniale. Questo è stato il perché di questa scelta. Gli auguri, allora, quali sono gli auguri del sindaco alla città di Siena? Gli auguri sono di uscire presto, che la curva torni a abbassarsi nuovamente in maniera significativa, che ci sia soprattutto per i più giovani la possibilità di essere, di poter riavere un rapporto vero, che non sia soltanto attraverso questi schermi che tutti noi abbiamo. E quindi l'augurio è che questa pandemia ci insegni anche tante cose, ci insegni che nulla è dato per scontato e che però è solo la forza di una comunità e di una collettività che ci consente di sopravvivere e di essere propositivi per il futuro. Questo, quindi, l'augurio nostro è che noi, questa civiltà senese che ha dimostrato una grande tenuta in questi due anni, che sia davvero un esempio per tutto il resto dell'Italia. Basta pensare a quello che è stato fatto per le mascherine, per gli anziani, da parte delle contrade. E quindi l'augurio mio è che l'anno prossimo davvero possiamo metterci alle spalle, come abbiamo fatto con tante emergenze, l'HIV, l'aviaria, possiamo metterci alle spalle questo brutto ricordo, e che questo ricordo però ci insegni che nulla è dato per scontato e che se abbiamo resistito così bene è per la nostra tradizione, per la nostra civiltà senese. Quindi io mi auguro davvero che l'anno prossimo possiamo ritornare a gioire tutti per quella che sia una libertà ben maggiore e ben diversa da quella a cui siamo stati costretti in questi ultimi due anni. Grazie sindaco, e noi facciamo gli auguri a te e a tutto lo staff di gestione del Comune, che siete tantissimi e siete sempre al pezzo, possiamo dire in maniera reale, perché come si può vedere, per cui significa basta uno faccia quattro passi per le strade di Siena, vede come è tenuta la città e vede quello che è il contesto sociale della nostra città. Poi chiaramente tutto è migliorabile, tutto è perfettibile, però diciamo complessivamente, quando si vede anche nei telegiornali o regionali o nazionali, si vede le città con degli aspetti abbastanza turbolenti nella qualità della vita. Bene, grazie e buon anno anche a te e auguri per il 2022. Buon anno, tanti auguri a tutti. Reggiamo questo periodo e noi sono convinto che torneremo a sorridere in primavera, perché questa è una città che ha un grandissimo futuro e non lo ha dietro le spalle, lo ha davanti a se stessa. Grazie.